Venerdì 27 novembre sono ritornato a Cartoomix, che adesso che è associato con la Milano Games Week è un evento un po' più game che comics. Non sono soltanto andato a fare una specie di sopralluogo prima del sabato e domenica dedicato a fare interviste con lo Spazio Bianco, ma anche per seguire un evento in cui era coinvolto l'Osservatorio Astronomico di Brera, una delle due sedi milanesi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'evento era la presentazione di una escape room dedicata proprio a Giovanni Virgilio Schiaparelli. Il video che state per seguire è un estratto della versione più lunga che verrà pubblicata sempre sul mio canale. Dei vari interventi ho scelto quello forse più, diciamo così, spettacolare, in cui Adrian Fartale spiega come utilizzare in modi non convenzionali i videogiochi per parlare di fisica. Sul canale YouTube di Duinef, invece, si trova una versione ridotta, una specie di servizio, uno dei classici servizi da telegiornale, diciamo, anche se un pochino più lungo. Prima di lasciarvi al video di Adrian, però, l'invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Detto ciò, non mi resta che augurarvi una buona visione. Da parte potrei dirvi che adoro usare videogiochi direttamente di fantascienza, ma la verità è che adoro trovare modi per spiegare la scienza usando giochi che normalmente non avrebbero niente a che fare con la scienza. E la cosa divertente è che la maggior parte, il mezzo dei videogiochi, permette di fare cose che nella realtà non potresti. Pensate ai Pokémon, giusto? Tutti amiamo i Pokémon. I Pokémon sono incredibilmente pericolosi quando li guardi dal punto di vista fisico di quello che fanno. Se esistessero, saremmo morti tutti. Prima di tutto perché, per esempio, Magikarp, che ve l'ho ricordato, Magikarp è il Pokémon più inutile, preso in giro sempre, eccetera, si trasforma in un drago d'acqua gigantesco. Ora, io, avendo vita sociale, cosa ho fatto? Ho contato quanti secondi ci vuole, quanto grande diventa Magikarp quando si trasforma in un drago gigantesco. Dato che per la conservazione dell'informazione non può utilizzare improvvisamente il nuovo Pokémon, deve rimanere quella massa, deve essere tutta piena, non è che può essere un ologramma o altro, sappiamo che è lui fisicamente, ha bisogno di nuova massa, no? Deve prendere cose con cui costruirsi così grande. Ora, cosa succede? Se tu guardi quanto è grande e fai i conti con la stessa più o meno densità e massa di una carpa, io sono dovuto andare a cercare quanto pesano, quanto sono dense le carpe, quali specie di carpe, e fai conto di quanto è grande alla fine, viene fuori che l'idrogeno che deve prendere per comporsi, perché la maggior parte di queste creature sono fatte di idrogeno come noi, come di acqua, prende l'idrogeno da chilometri di distanza che devono arrivare lì in frazione di secondo. La velocità è così alta e l'energia con cui dovrebbero arrivare è così alta che avresti praticamente una fusione nucleare continua. Ogni volta che Magikarp si trasforma in un drago di acqua distruggerebbe Tokyo completamente. Ogni singola città dove c'è un Pokémon potrebbe essere rasa al suolo da un momento all'altro da uno dei Pokémon che fa qualcosa. C'è un altro gioco che conoscete magari, Skyrim. Avete presente Skyrim? Ci sono lune gigantesche che sono nel cielo e stanno per cadere sulla terra. Ho calcolato quanto sarebbero grandi le maree, ma quello è il meno, perché ci sono i giganti che fanno qualcosa di ancora più divertente. Giganti di Skyrim hanno una mazza enorme e colpiscono continuamente il terreno, e c'è un glitch nel gioco per cui quando il gigante colpisce per terra vicino a te, tu vieni sparato per aria fino a quando il gioco non ti perde completamente di vista. Quindi tu sei un eroe alle prime armi e dici: io posso affrontare un gigante, cosa ci vorrà mai? Prendo la mia spada e vado verso quel gigante. Il gigante colpisce per terra e tu ti ritrovi fuori dal gioco, letteralmente. Allora cosa ho fatto? Ho messo sullo schermo, pixel per pixel, contando quanto doveva essere in alto, e ho poi diviso in frame quanto, a che altezza doveva essere arrivato, e mi serviva un'unità di misura. Ho scoperto dal manuale del gioco che i cavalli nel gioco sono stati modellati tutti quanti su un cavallo che esiste davvero. Quindi, ora posso contare le dimensioni. Quindi sono andato lì con un cavallo, l'ho messo accanto al gigante, ho capito quanto è alto il gigante, e ho contato quanto velocemente colpisce per terra. E per riuscire a colpire, se tipo io sono qui vicino, va bene? E lui è gigante, Luca colpisce per terra con la mazza, se io volo via, come fa a trasmettersi l'energia da lì a qui?
attraversa il terreno con un'onda, giusto come il tappeto, che se muovete il tappeto così, l'onda, potete immaginare, arriva dall'altra parte e lancia via l'oggetto che è dall'altra parte. Ora, il problema è che lì dovevo calcolare l'elasticità e come si muovono le onde attraverso il terreno. Libri interi di sismologia, che capivo metà delle cose che leggevo, però lì ho dovuto fare una media perché poi dipende dal terreno e quindi sono andato a cercarmi su cosa era modellato. Nord del Canada, vai a cercare i vari tipi di terreni, su che tipo di densità poteva esserci. Finisce tutto questo, ho calcolato l'energia con cui mi colpisce per arrivare in alto ed è più o meno l'energia di un Boeing 747 che colpisce il terreno, che è la cosa meno preoccupante in realtà, perché ero tutto così focalizzato sull'energia che mi sono completamente scordato del suono. E c'è un motivo, perché quando partono i razzi vedete che lanciano un sacco di acqua sotto il razzo, perché altrimenti il suono è talmente intenso che farebbe a pezzi il razzo, e quindi hanno bisogno di acqua per attutire il suono, se no il razzo stesso si autodistrugge solo partendo, solo per il suono, che è tipo la premessa migliore per un concerto rock. Tutti i concerti rock, se rispettano, dovrebbero iniziare con acqua che viene sparata sul palco, perché sennò non riusciresti a sopportare quanto è figo quel concerto. Cosa succede? Che se calcoli il suono che produrrebbe quel colpo per deviare il terreno così tanto, la spararti in alto così veloce, è sopra 130 decibel. È talmente intenso che non ci sono, cioè è più della maggior parte dei terremoti che abbiamo avuto sulla Terra. È talmente intenso che tutti a Westeros, in tutte le direzioni, per decine di chilometri, perderebbero l'udito. Ogni singola volta che vedete un gigante che colpisce per terra, quella è letteralmente la cosa più pericolosa di tutto il gioco. Dimenticate che i draghi che sparano fuoco sono la cosa meno pericolosa di Skyrim. Se i giganti volessero, potrebbero conquistare l'intero regno così, solo colpendo, neanche arrivando alle città. Se arriverebbero, la città è lì, boom, morti tutti. Quindi questa è la cosa divertente per me della fisica e dell'astronomia applicata alle scienze in generale, applicate ai giochi che giocate. Potete prendere qualsiasi cosa vi piace e rovinarlo. Trovare nuovi strati per vedere quanto sarebbe divertente o assurdo o meraviglioso se fosse nel mondo reale. Potete farlo con Half-Life, potete farlo con Overwatch, scusate, è quello che vi piace.